Buongiorno amici scrittori e amici lettori e bentornati in un nuovo Daily Writing Vlog dedicato al Camp NaNoWriMo. Oggi è il giorno 8 e purtroppo, diciamo, ho fatto anche quasi rima, è pomeriggio in realtà, perché questa mattina non ho potuto fare nulla, sia perché avevo un corso aziendale che in realtà sta proseguendo anche in questo pomeriggio, ma che non credo parteciperò anche nel pomeriggio, e poi perché c'era Mattia a casa, quindi in realtà ho approfittato anche per leggergli il prologo, il primo capitolo della mia storia, che come saprete non verrà pubblicata su Wattpad, almeno per il momento, cioè, non credo di cambiare idea comunque, ma io nella vita non si sa mai, parto sempre con idea e poi non la rispetto, però diciamo che per il momento non arriverà su Wattpad, e quindi volevo avere un'impressione da qualcuno, comunque leggendola, della mia idea, che cosa ne pensava, e lui mi ha detto che comunque gli sta piacendo. Poi non è uno che si sbilancia molto, quindi in realtà non capisco mai effettivamente se gli piace sul serio o se dice che gli piace solo perché ho scritto io. Vabbè, insomma, spero che sia sincero. Io rileggendolo in realtà ho trovato sia già delle incongruenze, perché come vi spiegavo ieri, dovendo scrivere durante il Camp NaNoWriMo tante parole al giorno, poco tempo anche per rivedere e rileggere, quindi ho trovato già alcune incongruenze che sono andata a correggere, però devo dire che mi piace molto anche il primo capitolo, sul quale avevo dei dubbi. Adesso ho, ieri notte mi sono venute delle idee, ultimamente la notte mi stanno venendo un sacco di idee prima di dormire, su come proseguire il capitolo che sto scrivendo, quindi oggi pomeriggio sarà dedicato molto alla scrittura, anche se non si direbbe perché al momento sono sul divano, sotto la coperta, però no, andremo a scrivere. Adesso ho appena, in realtà ho messo un episodio di Crash Landing on You che oggi ancora non ho potuto vedere, però non credo che ne guarderò tantissimo, adesso provo a cominciare a vederlo, però mi do una tabella di marcia di modo tale da poter scrivere e leggere questo pomeriggio. Ho già editato il video, già ve l'ho postato, quindi di questo sono molto contenta. Se vi siete persi i video precedenti, vi ricordo che sul mio canale trovate la playlist con tutti i daily writing vlog dedicati al Camp NaNoWriMo, e vi ricordo sempre di farmi sapere qui sotto nei commenti se avete deciso di partecipare, se state partecipando, come sta andando, oppure se state scrivendo, che cosa state scrivendo, eccetera eccetera eccetera. Adesso appunto ho la batteria del telefono quasi scarica, quindi penso che andrò a mettere in carica il telefono mentre mi guardo appunto un 10 minuti di questo episodio, che poi dico sempre 10 minuti e alla fine rimango a vederlo tutto, ma devo cercare di non farlo, e poi niente, andiamo a scrivere e voglio provare a riprendere il mio metodo dei 10 minuti, quindi fare 10 minuti ogni cosa, anche perché non sto più neanche leggendo e la cosa mi sta veramente dando fastidio, perché vorrei leggere di più, però ovviamente io sono una, anche se sono tutto il giorno a casa, col fatto che ho ripreso a girare video, editarli su YouTube, ma la cosa mi diverte, non mi disturba, però comunque ho sempre meno tempo anche da dedicare alla lettura, quindi voglio leggere 10 minuti, scrivere 10 minuti, devo fare delle faccende domestiche, quindi farò 10 10 10, e mano a mano vi tengo aggiornati. Ok, faccio un mea culpa perché sono le 6 adesso e io ancora non ho scritto nulla, però in realtà alla fine ho deciso di seguire il corso anche il pomeriggio per stare un po' in ordine con la mia coscienza. Lo so, sono troppo una brava persona e poi mi sono vista aiuto, un sole micidiale, mi sono vista una puntata di Crash Landing on You che, vi ripeto, se non l'avete ancora visto andatelo a vederlo perché è bellissimo, e in realtà non mi sentivo molto per la quale di scrivere oggi, spostiamoci di là intanto, non mi sentivo molto della quale di scrivere, più che altro perché non lo so, sono in quel periodo del mese, oggi ho un po' di mal di pancia, un po' di mal di testa, quindi non sono proprio al massimo della mia forma, però no, ho deciso che comunque voglio scrivere, vi metto un attimo, ok, comunque voglio scrivere, voglio proseguire il capitolo, rileggere quello che ho letto ieri, ho scritto ieri. Non so se riuscirò a scrivere effettivamente 1663 parole, vediamo se effettivamente sono quelle, dove stare 13.366 e ieri sono arrivata invece ad 11.758. Oh, un secondo che non so perché non sono connessa ad internet. Allora, vediamo un secondo al volo.
Effettivamente, quante mi mancano 1578 parole, quindi meno delle 1663. Ora, in realtà, se mi impegnassi in quest'ora e mezza, potrei anche riuscire a scriverle 1500 parole, anche 1600. Non so se riuscirò a scriverle effettivamente per questo fatto che comunque non mi sento al massimo delle forze, però spingerò, lo farò anche per voi, anche per questo video, soprattutto per ringraziarmi del sostegno col quale mi state seguendo, perché mano a mano in questi video vi vedo più partecipi, vedo che commentate in tanti, quindi vi ringrazio veramente dal profondo del cuore per la vostra partecipazione. La state guardando, vi sta piacendo e quindi anche per questo, anche grazie a voi e al vostro sostegno, sono qui a scrivere invece che fino a 2 minuti fa che ero sul divano e mi dicevo no, oggi non mi va di fare niente. Invece no, anche oggi spingiamo, anche oggi se non ci va ci mettiamo seduti e scriviamo. Fossero anche non tutte le 1500 parole che devo scrivere, fossero anche solo 100 parole, ogni giorno è importante, ogni riga è importante per portare avanti il nostro romanzo. E soprattutto se siete come me, se questo è il vostro sogno, se vorreste diventare degli scrittori a tempo pieno, dovete sapere che questo è il vostro banco di prova, oggi è il vostro banco di prova, oggi che avete la possibilità, anche fra i vari impegni che potete avere, perché magari state studiando, avete le lezioni online o comunque come me avete dello smart working, quindi dei corsi da seguire, delle cose da fare, indubbiamente abbiamo molto più tempo libero rispetto a prima e quindi dobbiamo sfruttare questo nostro tempo libero immaginando di essere degli scrittori e di fare questa vita. E se facessimo questa vita per scelta, nel senso che se stessimo qui a scrivere, ad avere la possibilità di scrivere tutto il giorno, tutti i giorni, non potremmo buttarla al vento perché sarebbe quello il nostro lavoro. Quindi devo concentrarmi, devo farmi forza e quindi basta, vado a scrivere. Ok, come al solito quando faccio fatica a scrivere mi sembra tipo di aver scritto tantissimo, invece ho scritto solo 481 parole. Però meglio di niente, proseguiamo su questa linea. Nel frattempo sono le 18:25, e io ho superato le 30.000 parole complessive del romanzo, quindi su questo sono molto contenta. Ovviamente quando mi sono iscritta al Camp Nanowrimo avevo già iniziato la stesura di questo romanzo e quindi è ovvio che in realtà io non stia sul Camp Nanowrimo. Sul Camp Nanowrimo ho già 30.000 magari, ma sto a 11.000, forse arriverò adesso a 12.000. Però procediamo piano piano e niente, spero di riuscire a scrivere ancora. Oggi sto facendo veramente, veramente tanta fatica, anche se le idee stanno fluendo fortunatamente. Allora, rieccoci qua. In realtà non ho scritto nient'altro perché proprio non riesco, cioè oggi sono out, ragazzi, out. Ci sono quei giorni dove bisogna un attimo ricarburare. Farò in modo domani di scrivere il doppio, perché ovviamente dovremo recuperare le cose che non ho scritto oggi, quindi nel writing vlog che vedrete domani sarò super produttivo, almeno mi auguro, ma cercate di capirmi, è quel giorno del mese, sono praticamente 8 giorni che scrivo tutti i giorni un sacco di parole. Quindi probabilmente il mio corpo e il mio cervello hanno bisogno di una pausa. Non c'è vergogna nell'ammettere che si ha bisogno di una pausa ogni tanto, poi ripeto, oggi c'è stato quel corso, quindi comunque ho un grosso mal di testa al momento e non riuscirei neanche a essere produttiva quanto vorrei o a produrre del materiale decente, quindi preferisco
fermarmi. Niente, quindi il video di oggi sarà stato molto corto, spero che non siate delusi, spero che comunque vi sia piaciuto e che per quel poco che mi avete sentita e vista e per quel poco che ho prodotto, insomma, vi sia stata di compagnia e anche un pochino di ispirazione. Io chiudo qui il writing blog di oggi, vi ringrazio comunque per essere stati in mia compagnia, anche se non sono stata super produttiva, ma comunque mi sono sforzata almeno di scrivere, forse anche solo meno di 500 parole, ma ci sono quasi arrivate a 500 parole. Insomma, fosse anche solo quello, per me è stato importante. Quindi vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia e come sempre vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale cliccando il pulsante rosso che trovate qui sotto con scritto iscriviti e di attivare la famosa campanella per non perdervi nessun mio nuovo video. Inoltre, se vi va, qui sotto nel box informazioni trovate il link diretto per venire a seguirmi su Wattpad, quindi per venire a leggere le mie storie e per venire a seguirmi anche su Instagram. Detto questo, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo domani. Ciao!